Resta ancora molto tesa la situazione intorno alla vertenza QF, la ex CKN di Campi Bisenzio, dopo il presidio di lunedì per l'annunciato ma non realizzato sgombero del materiale ferroso che si trova all'interno dello stabilimento. Stavolta nel mirino c'è il ritardo nel pagamento degli stipendi ai dipendenti, che ha spinto la FIOM CGL a proclamare 2 ore di sciopero domani per i lavoratori metalmeccanici delle province di Firenze, Prato e Pistoia. Secondo quanto si apprende, ad ora il ritardo nel pagamento è di 2 giorni. Dopo la provocazione da parte di QF di 2 giorni fa, si legge in una nota del sindacato, consideriamo che il ritardato mancato pagamento dello stipendio di ottobre sia un ulteriore gravissimo atto unicamente volto a scaricare le responsabilità dell'azienda su lavoratrici e lavoratori, conclude la nota della FIOM. Lo sciopero, prosegue ancora il sindacato, è a sostegno non solo di questa vertenza ma di tutte le altre crisi sul territorio, come ad esempio quella della Giga. Intanto sulla vicenda QF il deputato dell'Alleanza Verdi Sinistra Nicola Fratoianni ha presentato un'interrogazione parlamentare al governo per chiedere ai ministri dello sviluppo economico e del lavoro di attivarsi affinché la società QF rispetti quanto previsto dall'accordo per la GKN siglato lo scorso 19 gennaio proprio al ministero.